Nel settembre 1999 il Centro Culturale Claudio Trevi ha ospitato la prima edizione del Festival Media Time, organizzato dal Centro Audiovisivi nell'ambito del programma operativo congiunto Interreg 2 Italia-Austria. Tutto è ruotato intorno ad un tema centrale, il legno, pensando come tale materia sia intimamente legata alle radici culturali dell'Alto Adige e delle altre regioni europee dell'arco alpino. Media Time aveva anche un veloce sottotitolo, Wood and Bite, ovvero sia legno e bite, una sorta di folle scommessa che avrebbe voluto in qualche modo analizzare e contrapporre un vocabolo nobile e antico, quale legno, con una parte della realtà virtuale moderna. Proprio per questo il festival si è andato a inserire in un progetto più ampio di promozione, forse un nuovo modo di fare cultura, utilizzando le nuove tecnologie e i loro aspetti multimediali. Un'iniziativa transfrontaliera cui si sono sommate capacità, esperienza e professionalità dei partner progettuali, concretizzatasi nel festival in un insieme di proposte e appuntamenti che hanno fatto registrare un successo senza precedenti. Nei suoi 3 giorni, Media Time ha vissuto una mostra dedicata alla cultura multimediale in toto, una rassegna cinematografica ovviamente in tema, 2 importanti spazi musicali e un convegno pronto a raccontare la trasformazione della materia base nei suoi sogni essenziali. La mostra materiale immateriale, curata da Maria Grazia Mattei, è stata ideata per offrire ai visitatori del Trevi un percorso esplorativo nella cultura dell'immateriale e vi hanno preso parte alcuni nomi tra quelli più in vista dell'arte multimediale del periodo. That was alive with artificial life. So
What was required was to build a whole system that would be able to bring abstract forms and characters to life. We have a system that can describe the behavior and personality of different objects and characters in the world. And a human is able to sit in front and using a simple game controller to be able to interact with the world and explore this abstract space. MediaTime è stata caratterizzata da un forte desiderio di sperimentazione che si è concretizzato nella performance inaugurale degli straordinari Urban Sax a Castelmareccio. La rassegna cinematografica è stata curata da Livio Jacob, direttore della Cineteca del Friuli, che ha inserito nel programma cartoni animati e comiche, accanto al Segreto del Bosco Vecchio di Ermanno Olmi, Powa Cazzi di Goffrey Reggio, Tabù di Murnau e Matrix dei fratelli Wachowski.
segno di risonanza è stato uno degli argomenti del convegno che si proponeva di studiare da vicino le metamorfosi del legno nell'arte. Al convegno sono intervenuti esperti che utilizzavano l'albero come metafora di vita. La foresta che vive e si rigenera, nell'intervento di Gaetano Mollo, professore di pedagogia all'Università di Perugia, che ha presentato il suo libro Ramoso, per poi passare alla nascita di uno strumento musicale trattato dall'architetto e liutaio Gerardo Greco, e così via. Il legno riviveva nella musica in forma di pianoforte grazie all'intervento di Paolo Fazzioli, ingegnere diplomato presso il Conservatorio Rossini di Pesaro, creatore della Rolls Royce dei pianoforti, e infine nell'architettura teatrale, con l'architetto perugino Alvise Velatta, studioso del magico rapporto tra spazi teatrali e musica. Se guardiamo una grande orchestra, ci rendiamo conto che, esclusi alcuni gruppi di strumenti, la maggior parte di questi strumenti in fondo sono costruiti con il legno, e in tutti quanti è il legno che caratterizza il suono. La conclusione di Media Time è stata ospitata a Laurin Bar Bolzanino con la prima assoluta del duo formato da Franco D'Andrea, uno dei più sensibili pianisti europei in campo jazzistico, e il simpaticissimo violoncellista olandese Ernst Reisiger, un must del suono jazzistico più moderno. Sono rimaste importanti basi, le stesse che stanno portando il Centro Audiovisivi alla creazione di un archivio della cultura digitale. In concreto è rimasto un catalogo che percorre tutte le tappe dell'iniziativa e un CD-ROM che fa vedere e ricordare alcuni dei momenti significativi della Tre Giorni Multimediale. I materiali sono a disposizione di tutti gli interessati che intendono approfondire queste tematiche, in prestito nella Mediateca del Centro Audiovisivi e in vendita presso il Bookshop del Centro Trevi e nelle principali librerie della provincia.